Comincio registrazione in corso. Comincio ufficialmente la registrazione, quindi do ufficialmente il benvenuto a tutti quanti a questa lezione sulla via del Daoismo e quindi il Daoismo da una prospettiva profana come la nostra, ma orientata verso la pratica di se stessi e la cura degli altri. Ringrazio il nostro maestro Gabriele Filippini per aver avuto questa idea, questa iniziativa, per averla promossa e per averci portato tutti qui alla fin fine a condividere questo momento questa sera. Comincio la condivisione dei materiali che ho preparato per voi. Ecco, questa sarà la modalità video nella quale procederemo. Sono i 20 anni, dicevamo, dell'associazione Wuwei di Tuina, Qigong, Taiji Chuan e Yi Chuan, come vedete, ma la conoscete tutti benissimo, quindi non ho bisogno di presentare a voi questa associazione che compie quest'anno questa doppia decade e tanti di noi l'hanno vissuta questa storia. Allora, cerchiamo di mettere un'altra pietra miliare sul percorso di questa scuola e sulla nostra formazione all'interno di questa scuola con un percorso lungo la via del Daoismo. Prima di entrare nel cuore del Daoismo stesso, devo però fare una precisazione lessicale. Perché parliamo di filosofia e la nostra intenzione dichiarata per questa sera, per questi due incontri, non possiamo dare per scontato che quando usiamo la parola europea, filosofia, in italiano o in altre lingue affini, ci sia un'equivalente traduzione in cinese. Infatti, quando i cinesi parlano di questi sistemi di pensiero classici, parlano di jiao, parlano cioè di insegnamento. Allora, devo uscire un attimo, questa è una piccola scocciatura per riuscire a, scusate, per riuscire a togliere questa fastidiosissima finestra, che non si toglie però. Ok. Interrompo un attimo la condivisione e la riprendo subito. Scusate. Allora, dicevo, quando si parla di questi sistemi di pensiero si parla di jiao in cinese ed è la parola che vedete qui, sulla destra è scritto il sinogramma cinese contemporaneo e in basso a sinistra invece c'è il sinogramma antico, una delle forme calligrafiche più antiche, una delle forme grafiche più antiche. Sia nel sinogramma contemporaneo, per chi lo sa decifrare, sia nel sinogramma antico, che è più intuitivo, posso vedere in alto delle linee incrociate. Queste linee rappresentano i rudimenti della conoscenza, sono un segno convenzionale della grafia cinese che rappresentano la base di qualunque forma di conoscenza e di conseguenza di qualunque forma di trasmissione della conoscenza, quel processo che chiamiamo insegnamento. In basso troviamo la forma stilizzata di un bambino, di un neonato, quindi di un apprendista, di un allievo, di uno studente. Il neonato è rappresentato con la testa proporzionalmente grande, perché la testa è proporzionalmente grande nel corpo dei neonati, e con le braccia aperte, perché i neonati conoscono soprattutto attraverso il tatto. A destra invece si trova una mano stilizzata, sembra una specie di forchetta con tre rebbi, e in alto un bastone, una bacchetta. Questa è la mano del maestro che guida il neonato, quindi il neofita, l'apprendista, il discente, nell'acquisizione, nell'apprendimento dei rudimenti della conoscenza, e quella bacchetta serve per guidarlo sulla strada come il bastone del pastore, ma anche ovviamente per punire l'errore secondo la disciplina classica. Un'altra parola importante per inquadrare una scuola filosofica è della parola jia,
che indica la famiglia, è una parola comune in cinese moderno, che indica la famiglia e la casa. La scuola filosofica viene identificata con una famiglia. Le componenti della parola famiglia sono nella parte superiore, anche qui trovate sulla destra il sinogramma moderno e sulla sinistra il sinogramma antico. La componente superiore, dicevo che nel sinogramma antico si sviluppa lateralmente, è la componente del tetto della casa, perché una delle prime cose che assicura la famiglia è un tetto sopra la testa, quindi protezione e sicurezza. La componente invece inferiore è la componente del maiale, perché la seconda cosa, o comunque alla pari, la famiglia garantisce anche il nutrimento. Nel caso di una famiglia filosofica, quindi di una scuola filosofica, capite che il nutrimento è anche un nutrimento intellettuale. Queste tre scuole di pensiero, che per i cinesi si identificano con la scuola del Dao, che noi chiamiamo spesso Daoismo, con la scuola dei letterati, che noi chiamiamo in tutt'altro modo perché chiamiamo confucianesimo, e la scuola del Buddha, che noi chiamiamo buddismo, naturalmente, queste tre scuole di pensiero, come dice il proverbio cinese, San Jiao Hui, i tre insegnamenti si riuniscono in uno. Vale a dire che i tre insegnamenti del Daoismo, del cosiddetto confucianesimo e del buddismo non confliggono. Infatti, spontaneamente, nell'ambiente culturale della Cina si è formata una divisione di ambiti di competenza tra le diverse scuole filosofiche. Infatti, i cinesi non hanno mai sofferto di quelle assurde guerre di religione che invece hanno devastato il territorio e il territorio intellettuale dell'Europa. Dividersi i tre ambiti di competenza significa che il daoismo rappresenta la parte mistica del pensiero cinese, il confucianesimo rappresenta la parte etica e politica del pensiero cinese e il buddismo, che arriva dall'India, rappresenta la parte trascendente e la parte devozionale del pensiero cinese. Quindi al daoismo, come vedremo, afferisce tutta la parte della mistica, della magia, delle tradizioni, della poesia, del sogno e della libertà. Al confucianesimo invece afferisce tutta la parte della relazione tra gli esseri umani e del buon governo degli esseri umani, quindi filosofia etica e politica. E la novità portata dal buddismo fu quella della trascendenza, quindi quella di insegnare agli esseri umani che oltre le forme naturali immaginate dai daoisti e oltre le forme sociali regolate dai confuciani c'era un'ulteriore realtà trascendente e più vera della realtà naturale e della realtà sociale. Ma questo è un altro discorso. Allora, il nostro daoismo di cui ci occupiamo questa sera comincia dal concetto di Fan. Il concetto di Fan viene spesso tradotto nei testi filosofici europei come eterno ritorno in italiano, ma in realtà io ho voluto semplificare la traduzione di questo concetto filosofico perché la parola Fan, nella sua etimologia e nell'economia del discorso di questa sera, indica un superamento. Che cosa si intende per superamento? Faccio un passo indietro, quindi mi metto nei panni dell'uomo cinese, di un ipotetico uomo filosofico cinese che cerca di conoscere il mondo che lo circonda e di inquadrare se stesso nel mondo che lo circonda. Nell'osservazione del mondo, la prima cosa che l'uomo cinese nota è che la natura che lo circonda in ogni direzione, è dinamica. Quindi la natura non è statica. La natura è un tutto in continuo cambiamento, in continua trasformazione. Non è così scontato che gli esseri umani percepiscano la natura in questo modo, perché altre tradizioni invece hanno percepito la natura come una creazione statica di un Dio superiore. Per l'osservatore filosofico cinese, la natura invece risulta essere innanzitutto
dinamica, è un continuo movimento, una continua trasformazione. Teniamo ferma questa idea di trasformazione perché è un'idea molto importante nel taoismo che ritroveremo nel nostro percorso di questa sera. Una volta osservato il dinamismo naturale, continuando ad osservare la natura che lo circonda, l'uomo filosofico cinese nota che queste trasformazioni, questi cambiamenti, non sono caotici, non sono casuali, ma hanno una loro regolarità. Quindi, nelle trasformazioni macroscopiche della natura c'è una primavera, un'estate, un autunno, un inverno e poi di nuovo un'altra primavera, un'altra estate, un altro autunno e un altro inverno e così via. E nota che dal seme generato da una pianta nasce un'altra pianta che genererà un altro seme e così via. E che, che il cucciolo partorito da un animale, una volta diventato adulto, partorirà un altro cucciolo e così via. Quindi c'è una ciclicità naturale. La prima caratteristica della natura che fissa l'uomo filosofico cinese, è quella della dinamicità, la seconda è quella di una regolarità talmente perfetta da sembrare ciclica o addirittura da essere davvero ciclica. Però l'uomo filosofico cinese, nella sua continua osservazione della natura, si rende anche conto che è vero che dopo la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno c'è una nuova primavera, ma è altrettanto vero che la nuova primavera non è del tutto identica alla primavera dell'anno precedente. Ed è vero che da un seme generato da una pianta nascerà un'altra pianta. Ma è altrettanto vero che quella pianta non sarà identica alla prima. Ed è vero che un cucciolo diventato adulto produrrà un altro cucciolo, ma è vero che quel nuovo animale non sarà del tutto identico al primo animale. Quindi c'è un superamento, c'è un'evoluzione. La natura non è soltanto dinamica e ciclica, ma è anche evolutiva, quindi la natura continua a superare se stessa. Il concetto di natura però non finisce qui. La parola natura nei testi classici più antichi era semplicemente Jan, quindi il sinogramma che qui ho messo in nero e la cui pronuncia è in nero sopra. Oggi in cinese moderno natura si dice Zhan con l'aggiunta di questo sinogramma. Non è un'aggiunta moderna, è un'aggiunta che si è prodotta nel corso dei secoli e dei millenni. Quindi è un'aggiunta solida, è un'aggiunta che si è radicata nel pensiero cinese ed è un'aggiunta che dà significato alla parola natura. Perché? La parola Jan che si usava in passato, questo sinogramma monosillabico, questa parola monosillabica, dava già l'idea di qualcosa di autosufficiente. E questa autosufficienza è stata ulteriormente rinforzata e sottolineata proprio dall'aggiunta del sinogramma z, che è il pronome riflessivo in cinese e quindi corrisponde alla parola greca autos, che dà l'idea appunto del riflessivo. Quindi la natura è dinamica, ciclica, evolutiva e autosufficiente, nel senso che la natura ha queste caratteristiche per sua stessa natura, vale a dire che non c'è un motore o un dio o una dea esterna alla natura che la regoli, la governi, la conduca o addirittura l'abbia creata a monte di tutto. La natura è, quinta caratteristica della natura, assoluta, dinamica, ciclica, evolutiva, autosufficiente e assoluta, perché la natura è tutto. La natura è il tutto, è infinita nello spazio e nel tempo. Questa è l'idea di natura, questa
comune a tutte le scuole di pensiero cinese, comune a tutte e tre le Sanjiao che abbiamo definito prima, ma il Daoismo fa di questo concetto il fulcro di tutta la sua speculazione e cerca di sintetizzare questa visione della natura, ripeto, dinamica, ciclica, evolutiva, autosufficiente ed assoluta, vale a dire infinita nel tempo e nello spazio, nella parola Tao. La parola Tao è una parola banale, è una parola che significa via, significa strada. Ancora oggi in cinese moderno le strade delle città, le strade su cui mettiamo fisicamente i piedi, che percorriamo con le nostre automobili, sono Tao. Quindi una parola davvero semplice, semplice. E allora perché i daoisti hanno scelto proprio questa parola per sintetizzare un concetto così astratto e così complesso come quello che ho descritto fino ad adesso? Perché questa idea del mondo, dell'universo, è un'idea che un po' assomiglia alla strada per i daoisti. Perché una strada cos'è? Qualcosa che va. La strada non è fatta per essere statica, la strada non è una stazione, la strada è una via che si percorre e quindi incarnava innanzitutto la prima caratteristica della natura, quella di essere dinamica. Quindi il Tao è come una strada, va. Su questa via si va. Dopo, ognuno naturalmente va con il proprio passo e abbiamo detto che la natura universale, infinita ed eterna ha un suo passo, una sua regolarità, un suo ritmo, talmente regolare che a noi sembra ciclico. Poi abbiamo capito che non è esattamente ciclico, non è un disco incantato, ma è una specie di spirale che evolve nel tempo. Però ecco, è questo il concetto. E in questo concetto di Tao, che dà il nome a questa scuola, ma che è anche un concetto fondante di tutte le altre scuole filosofiche cinesi, in questo concetto ci sta tutto quello che ho tentato di definire fino a poco fa. Ecco, era importante però chiarire che questo concetto non sia esclusivo del Taoismo. Quindi il Taoismo si chiama Taoismo in cinese. Tao Jia, cioè la casa del Tao, la scuola filosofica del Tao, perché gli abitatori di questa casa filosofica hanno concentrato la propria contemplazione su questo e hanno fatto di questo concetto il fulcro della loro speculazione mistica. Ma lo ritrovo anche nelle altre scuole. Anche i confuciani, i letterati confuciani parlano di Tao, però parlano di Zhen Tao, parlano del Tao dell'uomo, non parlano del Tao universale, infinito ed eterno. Quindi hanno una visione un po' più ristretta, il che non significa che naturalmente la scuola dei letterati confuciani sia inferiore alla scuola taoista, ma ha scelto di occuparsi di una parte del Tao assoluto, infinito ed eterno, mentre i taoisti stendono lo sguardo della loro mente all'infinito. Allora, una volta posto questo concetto come soglia del nostro percorso filosofico, non si può non affrontare il Tai Chi Tu. Tai Chi Tu, Tu significa disegno schematico e quindi diagramma. Ji è un termine che viene dritto dritto dall'architettura e dall'ingegneria, perché Ji è la trave portante del tetto sulla quale si appoggiano tutti gli altri travetti, e Tai vuol dire supremo, per cui letteralmente il disegno schematico della trave portante suprema, che io ho semplificato diagramma energetico. Il diagramma energetico è uno schema energetico tipico del Taoismo, perché cerca di sintetizzare al semplice scopo divulgativo una visione del mondo. Quindi potremmo anche definirlo un diagramma cosmologico.
nel quale trovo nella parte superiore un disco vuoto che rappresenta il tutto, il Dao, universale, infinito ed eterno, lo rappresenta naturalmente, non lo definisce, perché il Dao è assoluto, quindi non posso definire l'assoluto. Però, tanto per capirci, facciamo un cerchio e diciamo che quello è il Dao. Sotto vediamo una polarizzazione di questo Dao con delle linee bianche e nere per comodità tipografica, si potrebbero fare in realtà di qualunque colore. La predominanza di linee bianche viene definita Yan. E la predominanza di linee nere viene definita yin. Sono le due polarità energetiche, ne parleremo tra poco. Sotto il diagramma si moltiplica ulteriormente in cinque stazioni energetiche collegate tra di loro da questi segni, e potete intuire che sono le cinque essenze, le cinque fasi energetiche, per poi ritornare a un tutto dove però è successo qualcosa e sarà un po' il percorso di questa sera, per cui troviamo un cerchio all'inizio, un cerchio alla fine, ma il cerchio dell'inizio e il cerchio della fine non sono esattamente la stessa cosa. Cominciamo proprio dal cerchio. Uno, il Tai Chi, quindi questa suprema trave, quel concetto filosofico ed esoterico che corrisponde all'axis mundi, all'asse del mondo, al perno del mondo della nostra filosofia. Rappresentato, ripeto, per chiarezza, con un cerchio, semplicemente per una semplificazione schematica, non che l'assoluto abbia la forma di un cerchio, ovviamente, anche perché l'assoluto è uno. E l'uno non è soltanto il primo di una serie, quando numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale a dire primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, eccetera, ma l'uno è anche l'unità e quindi la totalità, la complessità del tutto. E questa assolutezza dell'uno, dell'unità, per noi esseri umani, relativi, finiti nello spazio e finiti nel tempo, è inarrivabile, perché non possiamo fare esperienza di questa unità assoluta, infinita nello spazio, infinita nel tempo, perché noi per definizione siamo relativi. Finiti nello spazio, in quanto la mia dimensione fisica ha un perimetro epidermico che non posso superare, e anche i miei sensi, che mi permettono di conoscere approssimativamente il mondo, sono limitati. La mia vista, che sembrerebbe essere il senso più potente di tutti, perché riesco a vedere stelle lontane anche anni e anni luce, ma in realtà non mi permette di vedere all'infinito. Ci sono delle cose che non posso vedere, e anche il mio udito. Il mio udito, per quanto sia sensibile ed educato, non può riconoscere tutte le frequenze. Ci sono frequenze che il mio udito neppure può percepire. E così il mio tatto non è infinito, non posso percepire cose piccolissime, non posso sentire gli atomi sotto i polpastrelli delle dita. E così il mio olfatto, ci sono degli odori che l'olfatto umano non distingue, mentre magari altri animali riescono a distinguerlo. E così i sapori. E siccome tutto quello che è nell'intelletto, come dice il proverbio latino, è prima stato nei sensi, allora tutto quello che non riesco a percepire a livello sensibile sfugge anche alla mente, che è il sesto senso, vale a dire la sintesi degli altri cinque. Ma questo non ferma la speculazione filosofica dei taoisti e neanche il nostro percorso di questa sera, ovviamente, perché allora mi sto rendendo conto che ci sono delle cose che posso percepire e delle cose che invece sfuggono ai miei sensi e al mio intelletto. E lo so che ci sono delle cose che sfuggono ai miei sensi e all'intelletto. E questa consapevolezza della realtà
genera la dualità. Perché allora esiste una realtà Yau, una realtà manifesta, manifesta i miei sensi e manifesta alla mia mente, che io posso percepire fisicamente attraverso i ricettori sensoriali, una realtà materica, una realtà concreta di cui posso fare esperienza diretta ed empirica e che posso razionalizzare nella mia mente. Ma so benissimo, perché lo so, che esiste anche una parte della realtà immanifesta, che sfugge ai miei sensi e che sfugge di conseguenza alla mia comprensione intellettuale. Questo perché noi siamo sempre limitati nel tempo e nello spazio. Perché oltre a essere limitati nello spazio, come ho appena detto, siamo limitati nel tempo, perché abbiamo una nascita e una morte. Per cui la nostra esperienza, per quanto ricca, va da qui a qui. Non possiamo fare esperienza di cose che ci hanno preceduto, non possiamo fare esperienza di cose che ci seguiranno. Quindi anche il tempo, la dimensione temporale, limita la nostra esperienza e di conseguenza la nostra comprensione della realtà. Ma io so che ci sono stati accadimenti prima di me e so che ce ne saranno dopo di me, perché la natura è infinita nello spazio e infinita nel tempo. Quindi so che c'è natura oltre la portata fisica dei miei sensi. So che c'è natura oltre la portata intellettuale della mia mente. So che c'è natura oltre i limiti della mia esistenza. E questa è la realtà immanifesta. Ma questa dualità ha un suo dinamismo. Quindi non è che la realtà manifesta e la realtà immanifesta siano statiche, per cui sempre uguali a se stesse. Perché, come abbiamo detto all'inizio, una prima caratteristica della natura e di conseguenza un primo tassello della comprensione del Tao è la dinamicità. E questa dinamicità duale, perché agisce in una realtà duale, noi la chiamiamo yin e yang. Attenzione che le coppie di parole yin e yang non coincidono con la coppia di parole che ho presentato poco fa. Quindi la realtà manifesta e la realtà immanifesta, you e u, sono due aspetti che io percepisco della realtà e sottolineo, io, soggetto osservatore, percepisco della realtà, ma questo non vuol dire che il Tao abbia una parte yang, una parte manifesta, scusate, e una parte immanifesta. Il Tao è Tao, è assoluto. Per cui nel Tao la percezione del manifesto e dell'immanifesto si risolvono, si dissolvono in una dimensione che io non posso neanche concepire. Eppure so che è così. Mentre lo yang e lo yin sono polarità energetiche, sono quelle polarità energetiche, sono forze che tengono in movimento la realtà. Lo yang sappiamo che è associato al sole, quindi potremmo definirlo la polarità solare, lo yin alla luna, la polarità lunare. Ma sappiamo che poi in queste due categorie possono ricadere tante altre coppie di opposti, che sono opposti però sempre complementari. E nella filosofia cinese, e ovviamente ancor di più, in particolare nella filosofia taoista, non esiste il principio di contraddizione che invece ha incastrato noi per più di 2000 anni di speculazione filosofica. Grazie, Platone. Per i cinesi esiste soltanto il principio di conciliazione, per cui gli opposti sono opposti, ma non contrari, complementari. Quindi la realtà manifesta e la realtà manifesta sono complementari nel Tao assoluto.
e lo yin e lo yang sono complementari nell'equilibrio dinamico che caratterizza la natura universale, infinita ed eterna. Il Tai Chi Tu, che abbiamo visto prima, quindi il diagramma fondamentale della cosmologia taoista, ci dice che in natura posso ricondurre lo yang al cielo e lo yin alla terra, ma non al cielo fisico che mi sta sopra la testa e alla terra fisica che mi sta sotto i piedi, ma al cielo e alla terra mistici. Quindi l'incarnazione naturale di queste due polarità energetiche. Il cielo come personificazione naturale dell'energia creativa, della propulsione creativa innescata dalla polarità energetica Yang, e la terra come personificazione naturale dell'energia ricettiva. Ancora più chiaramente, lo yang è il movimento, ce lo dice sempre il diagramma cosmologico del Tai Chi Tu, e lo yin è la stasi. Quindi questo equilibrio dinamico viene definito meglio in un alternarsi di movimenti e stasi. Quindi ci sono movimenti di disequilibrio e momenti statici di equilibrio. Ma in questo modo io ho creato il 3. L'1 genera il 2 genera il 3. Dice il Lao Tzu Dao De Jing al capitolo 42. 1 ha prodotto 2, 2 hanno prodotto 3, 3 hanno prodotto i 10.000 esseri. I 10.000 esseri si scostano dall'elemento Yin e abbracciano l'elemento Yang. Il soffio vuoto ne fa una mescolanza armoniosa. Dove sta il 3 tra i 2? Nell'armonia. Questo concetto fondante non soltanto della filosofia cinese, ma della vita dei cinesi. I cinesi perseguono in tutto l'armonia. Che cos'è l'armonia? L'armonia è la centralità del soggetto osservatore. Perché è vero che esiste una realtà Yau, manifesta, e una realtà Wu, immanifesta. È vero che esiste una polarità energetica Yin, lunare, terrestre, ricettiva, statica e una polarità energetica Yang, solare, celeste, creativa e dinamica. Ma è anche vero che io, soggetto osservatore, le sto contemplando tutte e due e quindi la loro dicotomia si risolve in me, soggetto che le osserva entrambe e che di entrambe fa esperienza. L'armonia è l'armonia dell'uomo, per cui questa è la nostra terna. Tien ti ren, tiene il cielo fisico, perché siamo entrati nella dimensione dell'uomo. Quindi, dopo la dicotomia del cielo mistico e della terra mistica e delle polarità energetiche che li animano, siamo arrivati alla dimensione mediana tra il cielo e la terra, che è la dimensione umana. Noi abbiamo un cielo fisico sopra la nostra testa, alla quale la nostra testa è appesa. Abbiamo una terra fisica sotto i nostri piedi, nella quale i nostri piedi sono radicati, ma viviamo nel mezzo. La nostra posizione, il nostro livello dell'esistenza è nel mezzo. Siamo come gli alberi piantati nella terra con la chioma eretta verso il cielo. E questa nostra posizione intermedia tra il cielo e la terra genera il numero 3 e genera quindi il momento armonico tra le grandi dimensioni energetiche della realtà.
ma l'uomo che vive in questa dimensione e osserva la realtà nella sua dimensione energetica non si ferma alla dicotomia, perché la sua presenza di soggetto osservatore modifica la realtà osservata perché ne fa parte. L'uomo soggetto osservatore, l'uomo filosofico cinese taoista, soggetto osservatore della natura, è parte integrante di quella stessa natura che osserva. E quindi, facendone parte integrante, entra nel gioco della dinamicità universale, per quanto l'uomo sia relativo, finito nello spazio, finito nel tempo, entra in questo massimo sistema. E questo gli permette di osservare che non soltanto ci sono delle polarità estreme, lo yang e lo yin, ma che ci sono dei passaggi intermedi. C'è un'energia che attraverso l'uomo sale dalla terra al cielo e c'è un'energia che attraverso l'uomo discende dal cielo e alla terra. C'è un'energia che quindi viene chiamata Yan crescente o Shao Yan, giovane Yan, che rappresenta il movimento di nascita, di crescita e di sviluppo, e c'è un'energia decrescente chiamata Shao Yin o giovane Yin, che rappresenta il movimento di decrescita, di raccolta. Quindi, semplificando, abbiamo un basso, un massimo Yin, abbiamo un movimento che porta verso l'alto e verso l'esterno, abbiamo quindi un alto. E abbiamo un movimento che porta verso il basso e verso l'interno e che chiude il cerchio. Questo cerchio, l'uomo filosofico taoista cinese se lo vede attorno nelle direzioni dello spazio, del cielo e della terra. Per cui c'è un settore geoastronomico orientale che incarna l'energia della crescita e dello sviluppo. C'è un settore geoastronomico meridionale che incarna il massimo della manifestazione e della polarizzazione energetica Yan, il sud. C'è un settore occidentale che rappresenta il movimento di decrescita e di raccoglimento, il tramonto, se vogliamo, dell'energia. E poi ovviamente c'è un settore settentrionale che rappresenta il basso e quindi la polarità energetica di massimo yin che chiude il cerchio, ma l'uomo filosofico che dispone attorno a sé nello spazio e nella mente l'est, il sud, l'ovest e il nord, nel momento in cui compie questo atto mistico e intellettuale non si trova ad est, né si trova a sud, né si trova a ovest, né si trova a nord. Dove si trova? Al centro. Quindi il 4 genera il 5, perché esiste sempre un centro che è quello in cui si trova la mente del soggetto osservatore. Infatti, per i cinesi i punti cardinali sono 5: est, sud, ovest, nord e centro, da cui osservo gli altri punti cardinali. Quindi abbiamo fatto 5 e il nostro diagramma continua ad evolvere in quelli che sappiamo essere Wu Xin. Dice Zuo Chiomin nello Zuo Zhuan: il cielo ha generato le 5 essenze che la gente comune sperimenta contemporaneamente senza che ne possa mancare una. Le cinque essenze o cinque fasi energetiche sono appunto Wu Xin. Xin è un'altra parola che riguarda la strada e la via, perché Xin deriva proprio dall'immagine etimologica di una via principale, quella
inquadrata dai tratti verticali inferiori e dalle traverse laterali, quelli rappresentati dalle linee oblique e orizzontali superiori, quindi è sempre la stessa immagine della via, siamo sempre lì. Siamo passati dall'1 al 2, dal 2 al 3, dal 3 al 4, dal 4 al 5, ma l'immagine costante rimane ancora quella della via, quindi quella di qualcosa di dinamico. Ma lo Zhuozhuang che abbiamo appena letto ci ha detto qualcosa, che noi sperimentiamo queste essenze contemporaneamente. Quindi ci sono sempre tutte e cinque, in proporzione diversa, magari alcune possono raggiungere il minimo, veramente infinitesimale in alcune condizioni sfavorevoli di disequilibrio, ma mai lo zero. Quindi posso sempre rigenerare da lì. C'è sempre un semino, per quanto piccolo, da cui una fase si può rigenerare. Si dice nello Shujin al capitolo Hongfan, dei cinque agenti, il primo si chiama acqua, il secondo si chiama fuoco, il terzo si chiama legno, il quarto si chiama metallo, il quinto si chiama terra. Con acqua si intendono l'umidità e la caduta, con fuoco si intendono il calore e la crescita, con legno si intende la flessibilità. Con metallo si intende la duttilità. La terra, infine, è coltivabile. L'umidità e la caduta producono il salato, il calore e la crescita producono l'amaro, la flessibilità produce l'acido, la duttilità produce il piccante, la coltivabilità produce il dolce. E voi tutti che vi intendete di medicina cinese trovate la connessione, perché questo è lo schema che collega non soltanto le cinque fasi energetiche o cinque essenze a dei momenti dinamici e a delle qualità, ma anche ai sapori. E questo rientra sempre nello schema delle cinque fasi energetiche e può essere anche un elemento utile per la pratica terapeutica. La prima coppia è rappresentata da Shuai e Huo, che naturalmente sono degli elementi naturali, ma in questo caso servono per simbolizzare delle fasi energetiche. Shuai, l'acqua, rappresenta il Lao Yin, il vecchio Yin, cioè il massimo dello Yin, il basso, la potenzialità, dove tutto ancora è inespresso. Mentre Huo, il suo diretto opposto, opposto ma complementare, rappresenta fuoco, cioè il Lao Yang, il massimo dello Yang, il vecchio Yang. Quindi la realizzazione compiuta, la realizzazione perfetta, la potenzialità da una parte, la realizzazione dall'altra. Ovviamente sono stati usati l'acqua e il fuoco, che sono due opposti complementari naturali, perché l'acqua tende a scendere, a percolare verso il basso, mentre il fuoco tende ad innalzarsi verso l'alto. L'acqua è umida, il fuoco è secco, l'acqua è fredda, il fuoco è caldo, l'acqua è densa al punto tale che può solidificarsi in ghiaccio, il fuoco invece è impalpabile, l'acqua è buia e quando si parla di acqua si parla dell'abisso e il fuoco invece è luminoso, quindi erano una coppia di simboli utilissimi per sintetizzare le qualità di queste due fasi energetiche. L'altra coppia fondamentale, Mu Jin. Mu è il legno, Jin è il metallo. L'immagine del legno è l'immagine del legno vivo, del legno delle piante, della vegetazione che cresce e vince la forza di gravità e quindi va verso l'esterno e verso l'alto, movimento del giovane Yan. Mentre il metallo è un grave che quindi tende a cadere perché è pesante e quindi simbolizza il movimento del giovane Yin, che è un movimento di decrescita e di caduta. Attenzione a non sovrapporre assolutamente a queste dicotomie, a queste coppie di opposti complementari, il bene
e il male, o il positivo o il negativo. Sono categorie che non c'entrano niente con questa discussione filosofica, non sono categorie del pensiero cinese. Il bene e il male sono categorie elaborate dal manicheismo in Persia e poi ereditate da tutte le tradizioni mediorientali, la religione giudaico-cristiana, la religione islamica da una parte, e positivo e negativo, no, non è questo, non è questo. È tutto neutro, perché la natura è assoluta, quindi è tutto neutro. Si possono usare in filosofia cinese le categorie del bene e del male, ma soltanto se applicate al giudizio sul comportamento degli individui. Il bene e il male non hanno realtà ontologica nella filosofia cinese. Non esiste il bene, non esiste il male, esiste soltanto la natura. E ovviamente, chiusa parentesi sul bene e sul male, la terra, il quinto elemento, è la terra. Quindi quell'elemento che rappresenta il centro e di conseguenza, sovrapponendo gli schemi, rappresenta la posizione dell'osservatore e quindi quel momento di staticità dal quale noi possiamo contemplare l'universo che ci gira attorno. Ma c'è un passaggio ulteriore, perché dal 5 generiamo l'8. Perché la complessità può arrivare a questo, non mi spingerò oltre. Abbiamo letto poco fa che si può arrivare a 10.000. Ovviamente una serata non basta per fare tutti i passaggi fino al 10.000, anche perché la parola 10.000, one in cinese, è una parola simbolica come la parola greca miriade, che indica sì il numero matematico del 10.000, ma a livello simbolico significa miriade infinita, quindi una quantità innumerevole. Ci fermiamo all'8, perlomeno per questa sera, e vediamo che nel nostro cerchio la complessità è aumentata ancora. Quindi ve li indico io. Qui abbiamo Qian, il cielo creativo, quindi lo Yan. Qui abbiamo Kun, la terra ricettiva, e quindi lo Yin, ma ne abbiamo anche altri. Che cosa sono questi elementi che si aggiungono? Il Bagua, gli otto trigrammi. Gli otto trigrammi sono uno dei tanti concetti che non si generano in seno alla filosofia taoista. Neanche lo Yin e lo Yang si è generato in seno alla filosofia taoista. Neanche le cinque essenze si sono generate in seno alla filosofia taoista. Ma la filosofia taoista ha assorbito nella sua evoluzione storica questi concetti da altre scuole filosofiche che hanno avuto meno fortuna e le ha, a quanto pare, perfettamente integrate nella propria logica, nella propria cosmologia. Che cosa sono gli otto trigrammi e che cosa rappresentano nell'evoluzione della nostra percezione della realtà? Rappresentano gli otto fenomeni fondanti della realtà. Perché visto che il mondo è tripartito tra un cielo, una terra e un uomo che sta nel mezzo, allora non potevo non concepire che dei glifi, dei simboli energetici formati da tre linee, nelle quali vado a scambiare lo yin e lo yang. Quindi ho una combinazione di tre linee intere, che vengono definite per convenzione linee yang, che guarda caso rappresentano il qian, cioè sia il cielo mistico sia il cielo fisico. E invece tre linee spezzate, che per convenzione vengono chiamate linee yin, che rappresentano Quan, la terra mistica e la terra fisica. In questo amuleto, in questo Bagua, sono riportati in nero i sinogrammi, mistici e le loro pronunce, ma in bianco c'è scritto anche il significato in cinese contemporaneo, quindi nel cinese spiccio di tutti i giorni. Ritrovo anche l'altra polarità cardinale sull'asse orizzontale, perché trovo sulla destra due linee yin che ne contengono una yan, quindi lo yan nello yin,
che è Khan, l'acqua mistica, che poi diventa anche l'acqua fisica, e dall'altra parte ho due linee yin e una linea yang che rappresentano lo yin nello yang, che è lì il fuoco mistico, che è anche il fuoco fisico. Faccio un passo indietro nello schema dove si collocano qui Kan e Li, cioè l'acqua e il fuoco, qui, in questo semicerchio. Kan è qui, vi ricordo che Kan è lo yang nello yin, quindi il seme dello yang dal quale nel grembo dello yin si genera nuovo movimento yang, e il fuoco invece è qui. È il seme dello yin dal quale nel massimo dello yang si genera il nuovo movimento yin. Torno all'ottagono e poi abbiamo altre coppie. Abbiamo Duei, che è il lago mistico e il lago fisico, che ha due linee yang sotto e una linea yang sopra, e il suo opposto complementare, che è Gen, la montagna mistica e la montagna fisica. E poi abbiamo l'ultima coppia, Gen, che è il lampo, il fulmine, mistico e fisico, e Shun, che è il vento mistico e fisico, che ovviamente anche loro sono rappresentati da combinazioni opposte di linee. Quindi la realtà può essere tanto complessa nella nostra percezione. E se voi sapete, perché lo sapete, che questi 8 trigrammi possono a loro volta essere combinati in 64 esagrammi, che si chiamano sempre gua, ma noi in italiano distinguiamo i trigrammi dagli esagrammi, quelli raccolti nell'I Ching, nel libro dei mutamenti, la cosa diventa ancora più complessa. Ma questa complessità è reale? No. Infatti, noi dobbiamo sempre agire in modo immanifesto. Questa complessità riguarda la nostra esperienza manifesta. Tutta questa complessità è ciò di cui posso fare esperienza. Ma ci siamo detti prima che ciò di cui posso fare esperienza non è tutta la realtà. E allora dell'altra realtà cosa me ne faccio? Me ne faccio questo. Questa è l'istruzione di vita del Daoismo. Quindi, una volta definito il cosmo in questo bel modo, dove tutto torna perfettamente, l'uno genera il due genera il tre, bla bla bla, co come faccio io ad inserirmi in questo mondo? Così. Questa è l'istruzione che ti danno i daoisti. Come vuoi comportarti? Wei wu wei. Agisci in modo immanifesto. Perché a volte questo Wei Wu Wei viene tradotto agire e non agire, azione e non azione, compiere senza compiere. Ma sono delle contraddizioni lessicali che lasciano un po' il tempo che trovano, sono del tutto inutili alla comprensione reale. Perché è vero che nell'evoluzione della lingua cinese è stato ed è in parte ancora un avverbio di negazione. Ma è anche vero, è assolutamente vero, che nei testi daoisti antichi, soprattutto nel Tao Te Ching, di cui noi leggeremo dei passaggi la prossima volta, questa parola non è una negazione. Questa parola è la realtà immanifesta. Per cui quando dico Wei Wu Wei, non ti sto dicendo di agire e non agire, che è una contraddizione anche un po' zen, se vogliamo, da cui non ne vengo fuori. Ma è agisci, perché wei significa agire, compiere. È proprio il verbo dell'azione in cinese classico, wei. Perché l'uomo filosofico daoista cinese osserva che la natura agisce. Gli altri animali, l'uomo del resto è un animale tra gli animali, gli altri animali in natura agiscono, non è che stanno lì con le braccia incrociate o le zampe incrociate a vedere lo spettacolo della natura, agiscono in natura. Bevono, mangiano, si riproducono, dormono,
migrano, si costruiscono ripari, alcuni animali sono particolarmente tecnologici e usano strumenti, altri sono particolarmente ingegneristici e costruiscono nidi elaborati, formicai, termitai elaborati, eccetera, eccetera. Quindi gli animali agiscono, ma come agiscono? In maniera immanifesta. Un animale migratore migra senza bisogno di asfaltare tutta la strada fino alla sua destinazione finale. Migra perché sa trovare i sentieri naturali e non ha bisogno di violentare la natura con una lingua nera di asfalto. La formica, le formiche collettivamente, costruiscono formicai anche molto complessi, ma una volta abbandonato quel formicaio, ci vorrà poco perché torni ad essere parte del tutto naturale, anzi, non ha mai smesso di essere parte del tutto naturale. Mentre quanto ci vorrà per far degradare una città in vetro, cemento, acciaio e marmo degli esseri umani? L'essere umano, nel suo libero arbitrio, perché il libero arbitrio è un altro principio fondamentale della filosofia cinese, ha scelto a un certo punto di andare controcorrente, di percorrere la via controsenso e di agire quindi contro natura, ma non contro la natura con tutte le lettere maiuscole, quella natura che sintetizzo nel concetto di Dao, perché non si può andare contro il Dao, ma contro la propria stessa natura. E quindi il consiglio che danno i maestri taoisti è agisci, ma agisci in maniera immanifesta, agisci in modo da non lasciare traccia nella natura. Noi con un linguaggio molto contemporaneo diremmo agisci in maniera ecologicamente sostenibile. Il taoismo può essere suddiviso per praticità in tre fasi, ciascuna delle quali può essere rappresentata da un filosofo. La prima fase non è neanche una fase taoista vera e propria, perché i taoisti, con questa visione naturalmente, anzi, scusate, contrario, radicalmente naturalistica del mondo, cosa volete che gliene freghi di raccogliersi in una scuola istituzionale? Proprio perché il mondo della natura è il riferimento giusto e perfetto, gli altri animali mica fondano le scuole filosofiche, mica pubblicano testi, mica predicano la loro filosofia. Quindi il proto-daoismo, quel movimento intellettuale e sociale che poi avrebbe ricevuto l'etichetta, la definizione di daoismo, era un movimento animato da eremiti, i quali, rifiutando la complessità sociale e l'inutilità della civiltà, con tutte le sue sovrastrutture politiche, economiche, sociali, culturali, religiose, bla bla bla, abbandonavano tutto e tornavano fisicamente nella natura a vivere come gli altri animali. Il filosofo che incarna questa fase del movimento è il filosofo Yan Zhu, di cui non sappiamo quasi niente. Quel poco che sappiamo è citato da altri filosofi, non daoisti, che lo citano con ribrezzo per criticarlo. Per cui quel poco che sappiamo di Yan Zhu è tutto negativo, ma ovviamente col filtro della ricerca filosofica si può trovare la verità del daoismo anche nelle citazioni pur denigranti rivolte contro Yan Zhu. Yan Zhu, una delle cose per le quali era famoso Yan Zhu era che non avrebbe dato un pelo della propria gamba per la salvezza del mondo. E i confuciani che riportano questa citazione poi dicono: ma guarda questo egoista che non darebbe nemmeno un pelo della sua gamba per la salvezza del mondo. Ma è ovvio che Yan Zhu non avrebbe dato un pelo della propria gamba per la salvezza del mondo, perché un pelo della propria gamba non può salvare il mondo.
ma neanche me tutto intero, ma neanche Yang Zhu tutto intero può salvare il mondo, perché il mondo non può essere salvato, perché il mondo non può essere distrutto. Noi, soprattutto noi europei, abbiamo ereditato questa visione della tradizione giudaico-cristiana di essere i custodi del giardino e quindi lo possiamo distruggere, lo possiamo salvare. Ma non è vero niente, perché nella visione taoista noi siamo infinitamente piccoli nel cosmo. Per cui figuriamoci se questo pulviscolo umano può arrivare a distruggere la natura assoluta, infinita ed eterna. No, non può. La natura universale, assoluta, infinita ed eterna, tra qualche miliardo di anni avrà degradato anche l'isotopo radioattivo più resistente, avrà annichilito anche la plastica più dura. Quindi il problema ecologico, tornando a quello che dicevo poco fa, non è un problema della natura, è un problema dell'uomo. L'uomo non distrugge la natura, distrugge se stesso. Per cui i primi filosofi taoisti, o meglio, i proto-taoisti come Yang Zhu, consapevoli di tutto questo, tornavano semplicemente, ingenuamente, ma genuinamente alla natura, a vivere come gli altri animali, spogli, nutrendosi di bacche, radici, funghi, foglie, e bagnandosi con la pioggia e nei fiumi, lasciandosi crescere i capelli e le unghie, perché se il cielo ci ha fatto i capelli e le unghie che crescono, chi siamo noi per modificarli? Il taoismo però ha avuto una fase successiva, una seconda fase, che si inquadra nel filosofo Laozi e nel quarto, terzo secolo avanti l'era volgare, che poi equivale a dire avanti Cristo. Ci concentreremo su questo filosofo e sulla sua opera venerdì prossimo, quindi avremo modo di dire di più. Però dico una cosa per giustificare la scansione di questa seconda fase. Perché c'è una seconda fase? Perché i taoisti non sono rimasti tra i boschi, nelle montagne, a vivere come animali. A un certo punto sono tornati nella società, perché hanno capito che non era sbagliata la società in quanto l'uomo è un animale ed è un animale sociale, ma è sbagliata la civiltà con tutte le sue superfetazioni politiche, economiche e culturali. E soprattutto hanno capito che se sto cercando la realtà ultima delle cose e la realtà ultima delle cose si sintetizza nel Dao, il Dao è assoluto. Quindi è uguale dappertutto, è omogeneo dappertutto. Per cui non è che il Dao che c'è nel Sancta Sanctorum del Tempio di Salomone a Gerusalemme sia più vero del Dao che trovo nel più squallido centro commerciale della più squallida provincia italiana. È lo stesso Dao, perché se non fosse lo stesso Dao non sarebbe il Dao. Il Dao per definizione è assoluto, quindi il Dao che c'è nel Sancta Sanctorum a Gerusalemme è lo stesso identico Dao che c'è nel centro commerciale di periferia. E allora i taoisti tornano perché cercano il Dao tra gli uomini. E questa seconda fase, che è una fase ancora molto mistica, porterà alla fase, terza fase filosofica propriamente detta, che è la fase di Zhuangzi, il maestro Zhuang, di cui le date invece sono certe. Avete visto che le date dei primi due filosofi erano abbastanza vaghe, perché sono personaggi di cui si conosce poco e per gran parte quel poco che c'è è ammantato dal mistero, mentre di Zhuangzi sappiamo tutto, sappiamo nascita, morte e l'opera che sta nel mezzo. E parleremo anche di Zhuangzi la prossima volta. Zhuangzi traghetta il taoismo verso una fase filosofica matura, intellettualmente e socialmente matura, perché il taoismo ha una sua visione della società, che ovviamente non può essere che una visione anarchica, perché proprio Zhuangzi pone in parallelo questi due termini, Zi Ran
e Ziyou. Ziran, l'abbiamo visto prima, indica l'autosufficienza della natura e Ziyou è l'autonomia che l'uomo ha all'interno della natura. Quindi se la natura è libera, sono libere le sue parti, uomo compreso. E quindi l'unica ricerca filosofica possibile e l'unica ascesi mistica o addirittura trascendente può avvenire in un regime di libertà. Infatti, da Zhuangzi in poi, il taoismo si fissa come paradigma dell'anarchismo cinese. Zhuangzi è un fiero anarchico e in quanto anarchico un fiero anticonfuciano. Con Zhuangzi poi si fissa un'altra caratteristica del taoismo, che è la distinzione tra Jiao e Jia. L'abbiamo detto all'inizio, ho usato queste due parole all'inizio, ma qui le reimpiego per distinguere il Tao Jiao dalla Tao Jia. Esiste Tao Jiao ed esiste Tao Jia. Tao Jiao è la dottrina del Tao, mentre Tao Jia indica l'etica del Tao. Quindi quelle stesse parole che abbiamo visto prima per indicare le scuole di pensiero, scusate, in generale e le scuole filosofiche in particolare, con Zhuangzi in poi vengono impiegati, da Zhuangzi in poi vengono impiegati per distinguere il Dao Jiao, il taoismo religioso o religione taoista, dal Dao Jia, dal taoismo filosofico o filosofia taoista. Quindi il taoismo viaggia attualmente su due binari paralleli, quello religioso e quello filosofico. Quello religioso naturalmente è più accessibile al volgo, senza dare ovviamente un'accezione negativa a questo, quindi è più pratico, mentre il taoismo filosofico è più intellettuale e più mistico. Questa distinzione tra il taoismo filosofico e il taoismo religioso verte sostanzialmente sul concetto della morte, perché entrambe le correnti del taoismo perseguono il superamento della morte. Ma per il taoismo religioso, questo superamento della morte è un superamento pratico e quindi i taoisti religiosi o i religiosi taoisti, se preferite, si inquadrano in una grande area culturale che viene definita dall'antropologia, che va dall'Egitto alla Cina meridionale, in cui si ritrovano simili pratiche alchemiche, mistiche, respiratorie, sessuali, dietetiche, ginniche, e chi più ne ha più ne metta. Quindi i taoisti religiosi, che potremmo anche richiamare i taoisti pratici, le provano tutte per superare la morte e conseguire l'immortalità. L'immortalità del corpo, quindi sublimare attraverso l'alchimia o chissà quale altra pratica esoterica gli elementi costituenti l'holos psicosomatico dell'uomo e arrivare a questa ipotetica immortalità. Secondo la tradizione taoista, otto personaggi ci sarebbero riusciti, i cosiddetti Paxian, gli otto immortali del taoismo. Ma per il taoismo filosofico, il superamento della morte è un'altra idea, più mentale, più intellettuale, perché è l'accettazione della morte. Che cos'è la morte? Una trasformazione. In una realtà continuamente dinamica, animata da continue trasformazioni e evoluzioni, la morte non è altro che una delle tante trasformazioni che avvengono continuamente. La nostra stessa scienza ci dimostra che noi moriamo tutti i giorni. Le nostre cellule muoiono e si rigenerano tutti i giorni. Quindi la morte di fatto
non esiste, perché la vita di cui parliamo non è la vita minuscola, perimetrata da una data di nascita e una data di morte, ma è la vita con tutte le lettere maiuscole, e la vita, cioè l'anima stessa della natura, quella non muore mai. Noi ci passiamo semplicemente nel mezzo. Questa trasformazione è ovviamente una trasformazione naturale, quindi una trasformazione che fa parte del gioco dinamico del tutto, e nel taoismo, come dicevo, assume caratteri mistici ed esoterici. Infatti si dice che i taoisti non muoiano, ma si dice che i taoisti hua he, si trasformino in una gru, essendo la gru un simbolo di longevità o addirittura di immortalità per la cultura cinese in generale. I taoisti, quando muoiono, yu hua, mettono le ali. Letteralmente, mettono le ali. Vedete questo taoista che ha una veste tutta decorata con le gru, quindi a livello mistico, a livello simbolico, il taoista prende il volo. Con la morte prende il volo, si stacca da una dimensione che è una dimensione gnoseologica della realtà, quindi un approccio di percezione empirica alla realtà, e si allinea con il flusso naturale, infinito ed eterno di tutta la natura. Questa trasformazione misteriosa, tutte queste parole che ho messo sono sinonimi della parola morire in lingua cinese. Quindi sono tutti sinonimi della morte. I cinesi evitano di parlare direttamente della morte e hanno sviluppato tutta una serie di sinonimi per indicarla, sinonimi che in buona parte attingono dalla mistica taoista. Questa trasformazione misteriosa è ciò su cui operiamo noi. Perché noi al nostro interno, e noi studenti di medicina cinese e praticanti di Tuina, Qigong, Tai Chi Chuan, Yi Chuan, sappiamo bene di avere tre Atanor. Qui ho usato un termine tratto dalla nostra alchimia, perché c'è proprio un parallelo, una sintonia tra l'alchimia europea, che poi è alchimia mediterranea, e alchimia cinese. Quindi abbiamo tre Atanor, tre calderoni energetici o campi, come li chiamano i cinesi, che hanno sempre un'idea di coltivazione. Un Xia Dan Tian, un campo di cinabro inferiore, un Zhong Dan Tian, un campo di cinabro centrale, uno Shan Dan Tian, un campo di cinabro superiore, che coincidono con i campi in cui coltivare i cosiddetti San Bao, i tre tesori energetici dell'esistenza umana, il Jin, il Qi e lo Shen. Quindi il Jin fisico, il Qi energetico, lo Shen spirituale, per arrivare a sublimare il corpo fisico in corpo energetico e dal corpo energetico diventare, trasformarsi, usando una parola che abbiamo usato molto spesso, nella metamorfosi finale, il corpo spirituale, potremmo tradurlo così. Tutto questo perché? Perché il taoismo fa tutto questo, per ritrovare in se stessi la vera natura, che poi è la vera natura del tutto. Grazie. Grazie per l'ascolto e grazie per la condivisione che ci vorrete dedicare adesso. Interrompo la condivisione del file e interrompo la registrazione ufficiale che sarà caricata sul canale YouTube.